Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi ragazzi sono qui per parlarvi di un fuori di melone seriale chiamato David Berkowitz, detto anche il figlio di Sam. Quest'uomo ha terrorizzato New York tra il 1976 e il 1977, non ha colpito per molto tempo, le vittime accertate sono 6. Quelle ferite sono 9. Come al solito però partiamo dal passato di questo uomo. Chi era il figlio di Sam? Ebbene, il figlio di Sam si chiama David Berkowitz e nasce il 1 giugno del 1953. Viene lasciato in affidamento a due genitori adottivi, una coppia che non ha mai potuto avere figli. Di conseguenza, quando si ritrovano David a casa con loro, non possono evitare di dargli continue attenzioni che sfociano quasi nell'ossessione. La madre biologica di David si chiama Betty Broder e proviene da una famiglia ebrea davvero molto povera. La donna ha avuto una vita estremamente difficile. È rimasta incinta nel 1939, ma è stata abbandonata dal padre della bambina che all'epoca aveva in grembo, un uomo di origine italiana di nome Tony Falco, con cui Betty ha avviato un mercato del pesce. Successivamente Betty si sposa con un altro uomo, Joseph Kleinman, e rimane nuovamente incinta. Joseph quindi la minaccia letteralmente. O rinuncia a quel bambino, troppo costoso da mantenere, oppure lui l'avrebbe lasciata. Betty quindi, con un dolore dentro che solo una madre può provare, organizza l'affidamento ancor prima che David, il protagonista del nostro video, nasca. Per David viene scelta una coppia ebrea, ossia Nat e Pearl Berkowitz. David Berkowitz cresce a New York, nel Bronx, e la sua infanzia può essere definita come un'infanzia normale, specialmente rispetto a quella di tanti altri fuori di melone seriali. David di base è un bambino solitario e asociale, però crescendo oltre alla solitudine inizia a manifestare anche episodi violenti e di iperattività. Infatti, quando compie 6 anni, David comincia ad essere totalmente senza controllo. Corre per casa continuamente, mette tutto in disordine, addirittura getta oggetti dalla finestra. David sostiene che una forza incredibile e tremenda si è impossessato di lui. Lo spinge a distruggere tutto ciò che lo circonda e anche a farsi del male. A volte David si chiude in una stanza totalmente al buio e ci rimane per ore ed ore intere. Inoltre è solito sedersi sui davanzali delle finestre di casa, dondolando le gambe nel vuoto. E anche in quel caso ci sta delle ore intere. Peccato che abiti al 6° piano. Quando Nat, il padre di David, lo vede, si preoccupa tantissimo e corre nella stanza per allontanare il figlio dalla finestra, temendo che David abbia delle tendenze suicide. David, inoltre, ha la tendenza di urlare tantissimo senza alcun motivo logico. Alcune notti, lo stesso David ammette di sentire una forza maligna dentro di sé che lo fa scappare da casa e girare per ore nelle strade buie, attraversando il vicinato, avanti e indietro. Per tornare a casa senza che i suoi si accorgano di nulla, usa le scale antincendio. David è sicuramente un ragazzino tormentato, i suoi genitori se ne rendono conto, ma non sanno che fare, vedono David piangere spesso, ma anche in questo caso sono bloccati, non hanno assolutamente idea dello stato mentale di loro figlio. David, quindi, arriva a frequentare la scuola e i problemi che manifesta a casa ovviamente ci sono anche nel contesto scolastico. Le insegnanti quindi decidono di mandare David da uno psicologo per bambini, proprio per tentare di capire che problemi lo affliggano. Ma la terapia dello psicologo della scuola David non fa assolutamente nulla. E purtroppo nel 1967 per David arriva uno dei traumi più grossi che abbia mai vissuto in vita sua, in quanto sua madre, Pearl Berkowitz, viene a mancare a causa del cancro. Per David questo è davvero un duro colpo, il ragazzino ha solo 14 anni e sua madre per lui è sempre stata una fonte di stabilità. Certo, David in effetti non è mai stato realmente stabile, ma in effetti sua madre riesce a placare le sue ire e le sue crisi. Quando la donna viene a mancare, David inizia a scivolare lentamente in un baratro da cui praticamente non uscirà mai più. Infatti inizia a diventare sempre più scapestrato, ribelle, ingestibile e contemporaneamente inizia anche a provare una profonda depressione. Di conseguenza cessa di frequentare la scuola. Quando Pearl, la madre di David, viene a mancare, il ragazzo va a vivere con suo padre, cambiando casa, almeno fino al 1971. A questo punto David è ormai maggiorenne e Nat, suo padre, decide di risposarsi. Però c'è un problema. La sua nuova moglie non approva il ragazzo in casa. La sua presenza la disturba oltre ogni misura. Nat, di conseguenza, decide di tirar su baracca e burattini per andare con sua moglie a vivere in Florida, lasciando David da solo nel Bronx. Nello stesso anno David decide di entrare nell'esercito, rivelandosi anche un ottimo tiratore. L'unica esperienza malandrina David la vive con una prostituta, dalla quale peraltro contrae una malattia venerea.
In seguito, David decide di tornare nel Bronx, ma non sa esattamente che strada prendere, fino a quando non arriva il 1974, anno in cui il ragazzo scopre di essere stato adottato. All'età di 21 anni, quindi, David decide di cercare i suoi veri genitori. Il primo passo per David è scoprire il suo vero nome. Come lo aveva chiamato sua madre? Sua madre Betty lo aveva chiamato Richard. Il vero nome di David, per l'esattezza, è Richard David Falco. David di conseguenza prende in mano l'elenco telefonico e cerca il numero di Betty Border Falco e la contatta. La donna si dimostra molto disponibile e gli spiega effettivamente il motivo per cui non ha potuto tenerlo con sé. Infatti Betty spiega nei particolari perché non si è potuta rimanere vicina a suo figlio, ovvero i suoi genitori si sono fortemente opposti al rapporto tra Betty e Tony Falco, al tempo proprietario di una pescheria che lei decide di sposare, nonostante i suoi genitori non approvino assolutamente l'unione. Quando Betty rimane incinta della prima figlia, Rosalyn, Tony la lascia per un'altra donna senza neanche pensarci due volte. Betty ci rimane malissimo, ma fortunatamente presto inizia a frequentare un altro uomo, Joseph Clayman, che, tra parentesi, era pure sposato. Non passa molto tempo e Betty, di nuovo, rimane incinta. Joseph quindi dice a Betty che si sarebbe preso cura molto volentieri sia di lei che di sua figlia Rosalyn, ma il nascituro deve per forza essere dato in adozione. Joseph i soldi per sfamare un'ennesima bocca non ce li ha, quindi ancora prima che David nascesse la sua adozione era già decisa. Nel sentire il racconto di Betty, David ovviamente rimane turbato, ma inizia comunque a fare visita a Betty e a Rosalyn. Joseph in questo caso non c'è più, in quanto è venuto a mancare per cancro nel 1965, però solo un anno dopo aver ritrovato Betty, David inizia ad allentare il loro legame. Le visite iniziano a diventare sempre più rare e insomma il ragazzo non si sente a suo agio neanche con sua madre e la sua sorellastra. David inoltre è turbato dalle varie figure paterne della sua vita, sempre comunque poco presenti. È infatti per l'esattezza questa rivelazione a distruggere del tutto l'identità di David, dandogli il colpo di grazia, perché questa, per David, è la prima vera crisi esistenziale che deve provare ad affrontare. Siamo sempre del 1974, quando David decide di mandare una lettera a suo padre, che ora vi leggo. La lettera dice: è freddo e triste ora a New York, ma va bene, perché questo mi fa sentire triste. Papà, il mondo sta diventando scuro davanti ai miei occhi. Lo sento e lo vedo sempre di più. La gente ha sviluppato un odio nei miei confronti, non puoi credere quanta gente mi odia. Molti di loro sono giovani, io cammino lungo la strada e loro mi sputano addosso, mi aggrediscono, mi danno dei calci. Le ragazze invece dicono che sono uno brutto e questo mi fa ancora più male perché i ragazzi ridono ancora di più di me. In ogni caso, papà, presto, tutto andrà per il verso giusto. David al padre purtroppo non riceve alcuna risposta ed è proprio in questo caso che si rende conto della presenza di un vuoto nella sua vita. Ha avuto ben 3 padri e tutti si sono rifiutati di avere a che fare con lui in un modo o nell'altro. Tramite questa lettera in effetti veniamo a scoprire che tipo di vita sta conducendo David. A quanto pare lui stesso si percepisce come un ragazzo non accettato dalle persone che gli stanno attorno e inoltre, come avrete inteso, è un ragazzo davvero molto disturbato. Questo disturbo mai curato e mai gestito si trasforma per David nella sua condanna a diventare un fuori di melone seriale. Infatti, dopo aver scritto quella lettera a suo padre, David si barrica letteralmente nel suo appartamento e ci sta per almeno un mese. Esce solo per comprare lo stretto necessario, ossia il cibo. Questo avviene perché in quello stesso anno, quindi nel 1975, David ad una festa incontra un gruppo di ragazzi coinvolti nell'occultismo. David, dal canto suo, è sempre stato affascinato dalla stregoneria, dal satanismo e dalle scienze occulte fin dalla sua infanzia. David, crescendo, ha iniziato a guardare una marea di film horror a sfondo satanico, come Rosemary's Baby, il film di Roman Polanski, che peraltro anche io ho amato alla follia quando ho avuto modo di vederlo a circa 15 anni, ma questa è un'altra storia. Infatti David, dopo aver visto quel film, ha iniziato a pensarci e ripensarci e ripensarci ancora. Ed ora, che ha 22 anni, sente che dentro di lui c'è una forza maligna che sta per uscire. Sente di non poterla fermare in alcun modo. Sostiene di vedere in continuazione segni o simboli che lo rimandano a Satana e di percepire letteralmente qualcosa o qualcuno che tenta di prendere il controllo della sua vita. Così David intraprende il suo cammino oscuro iniziando a leggere la Bibbia di Satana, che io non sapevo neanche esistesse. A quanto pare questa Bibbia è stata scritta da Anton LaVey, il fondatore della chiesa di Satana di San Francisco. Io non avevo idea che esistesse.
assolutamente. In ogni caso, dopo questa lettura sicuramente illuminante, David inizia a praticare incantesimi occulti e rituali. A questo punto però David è colpito in un certo senso da un'idea lucida, perché per la prima volta pensa seriamente che qualcosa in lui proprio non va. Di conseguenza David si rivolge a degli psichiatri chiedendo loro aiuto. Racconta loro chiaramente di essere tormentato da dei demoni e che prima o poi avrebbe tentato di liberarsene eseguendo un loro ordine, perché David sostiene che non riesce più a non dargli ascolto. Peccato che gli psichiatri non la prendono sul serio, insomma, non lo aiutano minimamente. Arriva quindi il periodo di Natale del 1975 ed è in questo esatto momento che David si rende conto, anzi si convince definitivamente, che solo dando ascolto ai suoi demoni può liberarsi dal loro tormento. La sera quindi David se la viaggia per la città con un coltello nascosto, pensando che i demoni lo avrebbero avvertito sicuramente se avessero visto la ragazza giusta. Poche sere più tardi infatti David gironzola nel Bronx e nota una donna che sta uscendo da un alimentare. I demoni obbligano a David improvvisamente di colpirla. Le dicono letteralmente: deve essere sacrificata. David di conseguenza estrae il coltello e lo usa contro questa donna, che però fortunatamente riesce a fuggire. La polizia poco più tardi cerca di ricostruire l'accaduto senza però riuscirci. E poco tempo dopo è il turno di un'altra ragazza, ossia Michelle Forman, una quindicenne che fortunatamente riesce a scappare, sebbene sia gravemente ferita. In compenso David, dopo aver compiuto questi gesti, si rilassa rendendosi conto che non sente più alcun demone nella sua testa e quindi si concede un hamburger con delle patatine fritte. Nel frattempo, durante tutto l'anno del 1975, riversa la sua rabbia appiccando incendi e annotandoli anche in un suo diario con il posto, l'ora e la data. Su quel diario David sostiene di aver orgogliosamente causato 1400 incendi a New York, almeno in quell'anno. Finito il periodo natalizio, questi due attacchi passano un po' in sordina e David viene assunto per lavorare come guardia di sicurezza per una compagnia di sicurezza, la IBI. Nel gennaio del 1976 David si trasferisce dal Bronx a Yonkers in una casa bifamiliare. Firma un contratto d'affitto per 2 anni, lascia 200 euro di deposito e poi fa conoscenza con la famiglia Cassara ed il loro cane, un pastore tedesco nero con la tendenza ad essere abbastanza nervoso. Infatti ulula ogni notte e con i suoi latrati porta anche gli altri cani del vicinato a ululare a loro volta. David interpreta questi ululati notturni come il modo di comunicare dei demoni. Gli stanno ordinando di tornare a colpire. Passano appena 3 mesi e David lascia la caparra e l'appartamento stremato dalle notti insonni e decide di trasferirsi, sempre nella stessa città, per un'altra via, più precisamente a Pine Street. Peccato che anche in quella via una famiglia, ossia i Carr, hanno un cane parecchio rumoroso di nome Harvey, che alla fine David farà fuori. La mente disturbata di David inizia davvero a elaborare pensieri assurdi e grotteschi. Infatti nella mente di David, Jack Cassara, il suo primo vicino, diventa il generale Jack Cosmo, che comanda tutti i cani del male che si aggirano per New York e ordinano a David di colpire. Invece Sam Carr, il suo vicino di casa attuale, è posseduto dal demone Sam. E quel demone non è mica un demonuccio qualsiasi, eh? Sam è un demone potente quanto il diavolo in persona ed esegue gli ordini del generale Jack Cosmo. Sarebbe stato un fantastico scrittore di libri distopici, a mio parere, questo uomo, eh? E in effetti, quando David si riferisce al figlio di Sam, si riferisce proprio al suo vicino di casa, Sam Carr. Ed è in questo modo che David avverte tutti di prendere sul serio ciò che afferma, rimarcando la sua tesi e dicendo, per l'esattezza, questo Sam e i suoi demoni saranno responsabili di molti crimini. E infatti nello stesso anno il figlio di Sam inizia a colpire. È il 27 luglio del 1976 e Donna Laura, una ragazza di 18 anni, è con la sua amica Jody Valenti, di 19 anni. Stanno camminando per strada e vengono aggredite. Donna purtroppo non sopravvive, mentre Jody viene solo ferita ad una gamba, ma non riesce ad identificare l'uomo. Di conseguenza fornisce solo un sommario identikit. Passano 3 mesi e arriva il 23 ottobre del 1976, quando il ventenne Cardenal si trova in un locale del Queens a bere con amici. Pochi giorni dopo sarebbe entrato nelle Air Force e quindi avrebbe passato molto tempo lontano da casa. Tra il gruppo di amici di Carl c'è anche una ragazza, ossia Rosemary Keenan, che Carl conosce dai tempi del college. Il gruppo di ragazzi quindi stanno in un locale, bevono,
ridono, si divertono e ricordano i vecchi tempi. Poi, verso le 2:30 del mattino, Carl e Rosemary salutano i loro amici, lasciandoli lì a far festa al locale. Carl e Rosemary quindi vanno verso la macchina di Carl, salgono in macchina e si fermano proprio sotto casa di Rosemary, col fine di chiacchierare ancora un po' prima di salutarsi. Mentre i ragazzi stanno in macchina a parlare, un uomo si avvicina al finestrino dell'auto dal lato del passeggero, estrae una pistola e fa fuoco per 5 volte. Carl viene ferito gravemente alla testa, ma Rosemary, grazie a Dio, non ha gravi ferite. Di conseguenza decide di guidare la macchina di Carl fino al locale del Queens, dove avevano salutato poco prima i loro amici. Fortunatamente gli amici di Carl e Rosemary sono ancora lì e quindi portano Carl all'ospedale. L'uomo, una volta arrivato in ospedale, deve subire un intervento chirurgico per sostituirgli una parte del teschio danneggiato con una placca in metallo. Le conseguenze di quella ferita segnano Carl per tutta la sua vita. Ma ancora una volta il colpevole non viene identificato. Fino a questo momento, quindi, David Berkowitz è un uomo insospettabile. Passa quindi poco più di un mese. È la sera del 26 novembre del 1976. Donna De Masi e la sua amica Joanne Lomino stanno tornando a casa dal cinema con l'autobus. È tardi, ma le ragazze sono tranquille perché il bus ha la fermata proprio vicino a casa di Joanne. Le ragazze quindi scendono alla loro fermata, ma Joanne si rende conto immediatamente che c'è qualcosa che non va. Qualcuno da dietro le sta inseguendo. La ragazza vede solo una sagoma nera e quindi incita la sua amica donna a velocizzare il passo. L'uomo però riesce a raggiungerle. Le ferma. Le due ragazze si girano, lo guardano. E quindi David inizia a fare una domanda dicendo: sapete per caso dove si trovi? Poi si blocca di colpo, tira fuori la pistola e fa fuoco per poi scaricare tutto il caricatore sulla facciata di una casa vicina. I familiari di Joanne fortunatamente sentono gli urli e scendono in fretta sulla strada trovando Joanne e donna ferite. Così i genitori di Joanne portano entrambe le ragazze all'ospedale. Donna se la cava. Joanne purtroppo sì, sopravvive, però resta paraplegica. Le aggressioni per ora sono tre e sono avvenute tra il Bronx e il Queens e solo un proiettile è stato recuperato intatto. Di conseguenza, di nuovo, la polizia non riesce a risalire ad un individuo sospetto. Tutto tace per altri due mesi, fino alla notte del 30 gennaio 1977. Christine Freund e il suo compagno John stanno uscendo da un locale per andare verso la macchina di lui. La coppia però non si accorge che c'è un uomo, ossia David, che li sta seguendo. Li sta tenendo d'occhio e osserva con attenzione ogni loro movimento. Appena John e Christine si siedono in macchina, ecco che due colpi brillano nel buio, mandando in frantumi i vetri della macchina e colpendo in pieno Christine. L'uomo che ha sparato si dilegua nel nulla. Ovviamente John esce dalla macchina, cerca aiuto per Christine, però purtroppo la donna viene a mancare poche ore dopo in ospedale. Dopo quest'ultimo crimine di David, ossia il figlio di Sam, ecco che entra in azione il detective Joe Coffrey, un sergente irlandese noto per la sua durezza e la sua dedizione al lavoro, affiancato da Joe Borrelli, un ennesimo detective. I due di conseguenza iniziano ad indagare sull'ultimo crimine di David, quindi gli inquirenti di fatto indagano sulla dipartita di Christine e arrivano a due ipotesi. O c'è in giro un fuori di melone che ha totalmente perso la testa, oppure qualcuno aveva qualcosa di personale contro Christine. L'agente Joe Coffrey scopre che i proiettili usati contro la ragazza non sono affatto comuni. Provengono da un calibro molto potente e largo. Le indagini in ogni caso vanno avanti e più vanno avanti, più i crimini compiuti contro Donna Lowry, Donna De Masi e Joanne Lomino vengono collegate tra di loro. Nel frattempo nella Grande Mela si inizia ad avere paura che giri davvero un fuori di melone seriale, così come la polizia, che effettivamente lo sta ipotizzando sul serio. Prima di tutto i detective arrivano all'arma che l'uomo utilizza, ossia una calibro 44 Charter Arms Bulldog, una pistola tutt'altro che comune. In secondo luogo i detective si rendono conto che le donne aggredite si assomigliano tutte. Sono molto carine, hanno tutte capelli mori e ondulati. Arriva il 18 marzo del 1977 e Virginia, una ragazza di 19 anni, brillante studentessa del Bernard College, cammina per andare verso casa nell'area parecchio frequentata di Forest Hill Garden, nel Queen. Sono le 7:30 di sera quando David le va incontro e semplicemente fa fuoco. Virginia ha in mano dei libri e se li porta davanti alla faccia, ovviamente con l'intenzione invana di proteggersi. Ovviamente il proiettile perfora i libri di Virginia,
freddando la ragazza sul colpo. Contemporaneamente David, come se nulla fosse, fugge tra la folla. Però, il giorno dopo la sua dipartita, la polizia finalmente riscontra che il proiettile che ha freddato Virginia viene dalla stessa pistola che ha freddato Donna Laurie. Finalmente la polizia tiene una conferenza stampa il 20 marzo del 1977, durante la quale annuncia alla città di New York che la polizia ha collegato tutti quanti i crimini. La sola ed unica descrizione data alle forze dell'ordine del criminale è questa: uomo bianco, età tra i 25 e i 30 anni, altezza 1,80 m circa, corporatura decisamente media e capelli scuri. L'impegno nel trovare il colpevole a questo punto inizia davvero ad intensificarsi, tanto che al vice sceriffo Timothy Doat viene affidato il compito di organizzare una task force fra gli uomini più qualificati di New York. Parte quindi quella che viene definita Operation Omega, ossia Operazione Omega. Siamo al 14 aprile del 1977 e Timothy Doat, colui che deve organizzare la task force, è di origini irlandesi, si è laureato in lingua latina e inoltre è un uomo molto pragmatico ed è davvero ostinato. Infatti la task force nominata Operazione Omega comprende al suo interno circa 300 tra i migliori detective di New York, tra cui c'è il capitano Joe Borrelli, il sergente Joe Caffrey e il detective Redmond Keenan, il padre di una ragazza che purtroppo ha avuto la sfortuna di incontrare David sulla sua strada. Questa operazione richiede un costo di oltre 90.000 dollari al giorno. È la più grande operazione della polizia di New York fino a quel momento. A questo punto vi è dinanzi a questa task force ore interminabili di lavoro. Tutti sono stanchi e stressati. Il caffè è la bevanda che più consumano, subito seguita dall'alcol. Nelle varie stazioni base della task force vengono addirittura lasciate delle brande per permettere agli ufficiali coinvolti di dormire qualche ora prima di riprendere a lavorare. Passano quindi 3 giorni dalla formazione di questa task force. È domenica 17 aprile del 1977 e David colpisce ancora. Due ragazzi infatti si stanno baciando nella loro macchina, vicino all'Hutchinson River Parkway, una strada panoramica che si trova per l'appunto nel sud di New York. Valentina Sorani è un'aspirante attrice modella e il suo ragazzo si chiama Alexander Esau. Lavora sul carro attrezzi. Sono circa le 3 del mattino quando un'altra macchina affianca quella di Alexander. Il conducente fa fuoco ed entrambi i ragazzi vengono freddati. Questa volta però accade qualcosa di strano, di diverso, perché sulla scena del crimine c'è una lettera ed è indirizzata al capitano Joe Borrelli. Quindi David dice a Joe Borrelli: salve capitano Joe Borrelli, sono veramente ferito dal fatto che pensiate che io odio le donne. Non è vero, però io sono un mostro. Io sono il figlio di Sam. Sono un piccolo monello. Quando il padre Sam beve, diventa malvagio. Mette le mani addosso alla sua famiglia. Delle volte mi porta sul retro della casa. Altre mi chiude a chiave nel garage. Sam ama bere sangue. Esci e colpisci, comanda padre Sam. Riposa dietro la nostra casa. Soprattutto giovani. Il sangue defluisce e sono solo ossa adesso. Padre Sam mi tiene chiuso nell'attico, anche. Non posso uscire, ma guardo dalla finestra il mondo che scorre al di fuori. Mi sento un estraneo. Sono su una lunghezza d'onda diversa da quella di chiunque altro, programmato per far del male, colpire. Comunque, per fermarmi, devi farmi fuori. Questo è un avviso per la polizia. Sparatemi per primi, per farmi fuori, o scappate, se non volete rimanerci secchi. Padre Sam è vecchio adesso. Ha bisogno di sangue per preservare la propria giovinezza. E qui mi sono chiesta, ma chi è questo? Un vampiro? Vabbè. Ha frequenti attacchi di cuore. Fa male, ragazzo mio. Più di tutti mi manca la mia deliziosa principessa. Lei riposa nelle case delle signore, ma la rivedrò presto. Sono il mostro, Belzebù. Amo cacciare, aggirarmi per le strade cercando un bel gioco, carne da assaggiare. Le donne del Queens sono le migliori. Dovrebbe essere quella l'acqua da bere. Io vivo per cacciare. La mia vita. Sangue per il padre, Mr. Borrelli. Sir, non voglio più colpire. No, sir, non più, ma devo. Onora tuo padre. Voglio portare amore al mondo. Io amo la gente. Io non appartengo alla terra. Questo per la gente del Queens. Vi amo e voglio augurare a tutti una buona Pasqua. Possa Dio benedirvi in questa vita e in quella successiva. Per adesso vi dico arrivederci e buonanotte. Polizia, vi lascio con queste parole. Tornerò, tornerò. Vostro, Mr. Mostro. Figlio di Sam, così ribattezzano i media David Berkowitz. Le sue parole iniziano a circolare ad una velocità assurda. Il sindaco di New York, Abraham Bain, sintetizza così le rapide e terribili apparizioni del figlio di Sam, dicendo:
Questi crimini sono orrori. La polizia è sotto tremendo sforzo, ognuno si sta chiedendo se è capace di catturare questo criminale. La lettera lasciata a Joe Borrelli parla chiaro, è un uomo contro l'intera città. Certo, è stata recapitata a un ufficiale di polizia, ma non è solo di lui che la lettera parla. Quella lettera è diretta ad ognuno dei 250 poliziotti impiegati nel caso. A questo punto entra in azione Martin Lubin, rettore di psichiatria forense a Bellevue. Martin, dopo essersi consultato con altri 45 psichiatri, elabora un piccolo profilo del criminale. Per la visione di questi psichiatri, il figlio di Sam è un paranoide schizofrenico convinto di essere posseduto da qualche forza demoniaca. Inoltre è un uomo solitario, ha difficoltà a instaurare rapporti con le persone, soprattutto con le donne. Nel frattempo ecco che si presenta un altro problema, perché ora che il figlio di Sam ha un nome e quasi un volto, la gente è letteralmente presa dal panico ed è convinta di vedere il figlio di Sam, ossia David, ovunque. E infatti la task force è letteralmente sommersa di chiamate. Secondo le persone che chiamano, David è il vicino che a notte tarda si aggira per le strade, è quel ragazzino che gioca con le armi, o ancora è quello strano ragazzo che pare odiare le ragazze di bell'aspetto. Questa ormai è davvero un'ossessione collettiva. E la polizia segue davvero ogni minimo sospetto, controlla le registrazioni di pistole calibro 44 e intanto deve far fronte a un vero e proprio coinvolgimento di massa, perché il caso del figlio di Sam è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. Arriviamo ora al 10 giugno 1977, quando Jack Cassara, che ora vive a New Rochelle, trova uno strano biglietto nella sua cassetta delle lettere. Il mittente è un certo signor Carr, dai Yonkers. Allegato al biglietto scritto c'è anche la foto di un pastore tedesco e il biglietto dice questo: ciao Jack, ho saputo che sei scivolato giù dal tetto di casa tua. Volevo solo dirti che mi dispiace, ma sono sicuro che presto ti sentirai meglio, più forte e sano di prima. Per favore, fai più attenzione la prossima volta, fino al momento in cui ti rinchiuderai per lungo tempo. Facci sapere se Nan ha bisogno di qualcosa. Sinceramente, Sam e Francis. A questo punto Jack Cassara, dopo aver letto quel biglietto, non ci capisce più un piffero. Prima di tutto, lui dal tetto non è mai caduto. Inoltre, non conosce neanche questi Sam e Francis Carr. Non sa chi siano. Così decide di cercare il loro numero sull'elenco telefonico per contattarli. Quando Jack Cassara spiega la situazione a Sam Carr, risulta così tanto assurda che decidono di ritrovarsi e si ritrovano quella sera a casa della famiglia Kerr. I Cassara raccontano che il loro cane, un pastore tedesco nero, è stato ucciso nel loro vicinato. A questo punto Sam Carr parla ai Cassara di un altro pastore tedesco e quindi le due famiglie decidono di contattare la polizia di Yonkers e di New Rochelle. Poco più tardi Stefano, il figlio di Cassara, che ha 19 anni, si ricorda in effetti di un uomo un po' strano e particolare, ossia David Berkowitz, che aveva affittato per poco tempo una stanza nella loro casa nel 1976. Stefan dice: non è mai tornato a prendersi $200 che aveva depositato da noi e poi si lamentava in continuazione del nostro cane. Nel frattempo però David non si ferma e contatta un suo vicino. Gli lascia una lettera anonima, perché abbiamo capito che a David piacciono un sacco le letterine, in cui gli parla di un presunto gruppo demoniaco composto dallo stesso Craig Glassman, ossia l'uomo che sta leggendo la lettera, i Cassara e i Carr. Purtroppo questo non può però dimostrare che David sia il figlio di Sam. Intanto entrano in azione altri due detective, ossia il detective Chamberlain e il detective Intervallo. I due detective dalla polizia di Yonkers fanno qualche ricerca al computer, trovando effettivamente un soggetto che potrebbe essere riconducibile all'uomo che tutti stanno cercando. Il suo nome è David Berkowitz. Sanno quale sia il suo indirizzo attuale e inoltre ha attestata a suo nome una macchina Ford Galaxy. La patente però gli è stata sospesa. A questo punto torniamo nel Queens. È il 3 giugno del 1977. Sono le 3 di mattina e, giù di Placido, una ragazza di 17 anni si sta allontanando con un uomo, ossia Salvatore Lupo, che ha 20 anni. I due ragazzi si stanno dirigendo verso la macchina di Salvatore. Sono appena usciti da una discoteca chiamata El Paso. I due ragazzi chiacchierano del fatto che effettivamente è dura vedere persone in giro per strada a quell'ora di notte. Salvatore inoltre commenta proprio con queste parole: questo figlio di Sam è spaventoso. Il modo in cui viene fuori dal nulla è spaventoso. Non puoi mai sapere chi sia il prossimo. Judy si limita ad annuire. E poi entrambi salgono in macchina. Vengono entrambi colpiti da una pallottola, ma fortunatamente si salvano. Nel frattempo si sta avvicinando l'anniversario del primo crimine di David.
quello del 29 luglio. I detective pensano che effettivamente quella sia una data in cui il figlio di Sam potrebbe farsi vedere, quindi mettono in allerta tutta New York. Inoltre, per non farci mancare nulla, la notte tra il 13 e il 14 luglio del 1977, un blackout totale avvolge nel buio la città. I giorni nel frattempo passano. La tensione è alta, la task force lavora allo stremo. Il detective Joe Coffrey pensa di appostare delle macchine blindate con dei manichini all'interno che sembrino una coppia proprio per attirare il figlio di Sam. Ebbene, arriva il 29 luglio e passa come una giornata normale perché non succede assolutamente nulla. A questo punto New York fa un sospiro di sollievo, ma quel sospiro è davvero molto lieve. In quanto, due giorni dopo, il 31 luglio, il figlio di Sam colpisce ancora. Stacy e Bobby sono all'interno della macchina del padre di Bobby. Sono appena usciti dal cinema e Bobby propone a Stacy di farsi un giro nei pressi di un parco. Stacy esita, non è sicura e ribatte. E se il figlio di Sam ci seguisse? Bobby la prende per mano dicendole: tranquilla, andiamo. Qui siamo a Brooklyn, mica il Queens. Così escono dalla macchina e si dirigono verso il parco per fare una passeggiata. Ad un certo punto Bobby si china per dare un bacio a Stacy e nota qualcosa. Infatti sussurra alla ragazza: qualcuno ci guarda. Bobby vede un uomo che li osserva, che poi si gira e scompare dietro una fila di macchine parcheggiate. Stacy però a questo punto è alquanto preoccupata e quindi vuole tornare alla macchina. Bobby ovviamente la accontenta. Una volta entrati in macchina, Bobby viene colpito due volte al viso, mentre Stacy una sola volta alla testa. Bobby ha la forza di suonare il clacson attirando una volante di polizia che sta passando nelle vicinanze. La polizia quindi li porta in ospedale al Coney Island Hospital. I genitori di Stacy arrivano giusto in tempo per vedere la figlia che viene trasportata fuori dall'ospedale, in quanto le sue ferite sono gravi e necessitano di un ricovero urgente al Kings County Hospital, dove sono presenti attrezzature adatte per il problema di Stacy, in quanto ha un trauma cerebrale. Bobby e i genitori di Stacy attendono per ore, sperando che i chirurghi possano salvarla. Però purtroppo dopo 38 ore Stacy viene a mancare. Bobby invece sopravvive, però diventa praticamente cieco. Perde del tutto la vista dall'occhio sinistro, mentre in quello destro la vista gli rimane per circa il 20%. In pratica non ci vede quasi più sto uomo. Nel frattempo torniamo un attimo dal detective Chamberlain e Intervallo, che stanno ancora seguendo la pista delle lettere che coinvolgeva i Carr e Cassara. Quella lettera gli aveva portati una patente di guida scaduta di David Berkowitz e il profilo che il computer mostra, in effetti, assomiglia parecchio all'identikit del figlio di Sam fornito da dei vari testimoni. Di conseguenza i detective Chamberlain e Intervallo interrogano la proprietaria del palazzo in cui vive David. La donna afferma che l'uomo paga sempre l'affitto. Inoltre dà agli inquirenti un'informazione molto importante. Infatti la proprietaria del palazzo in cui vive David sostiene che l'uomo ha scritto nel contratto d'affitto di aver lavorato per un'azienda di sicurezza nel Queens, chiamata IBI. David faceva l'agente di sicurezza e dunque questo potrebbe spiegare come l'uomo sia così pratico con le armi. E invece per quanto mi riguarda era molto bravo con le armi perché ai tempi dell'esercito si è rivelato come un bravo tiratore. In ogni caso, a questo punto le indagini si spostano sull'IBI, ossia la società di sicurezza, e scoprono che David, nel 1976, ha addirittura lavorato come taxista. A questo punto i due poliziotti, Chamberlain e Intervallo, sono davvero convinti di essere sulla pista giusta. Quindi informano il loro capo, che a sua volta contatta Richard Salvisin, dal distretto centrale di New York, al quale viene mostrata la lettera che Sam ha scritto a Jack Cassara. Richard Silvesen si rende conto che ciò che c'è scritto è importante, quindi passa tutte le informazioni all'Omega Task Force. Dopodiché ecco che un altro pezzetto si aggiunge al puzzle, perché la notte in cui David ha colpito Stacy, una donna di nome Cecilia Davis stava passeggiando col cane vicino a casa sua e vicino al luogo del crimine, ossia la 17ª strada, la donna dice al detective che c'era un uomo e pareva cercasse di nascondersi dietro un albero. Però quell'albero non riusciva a nasconderlo, era troppo piccolo. Quindi con nonchalance l'uomo è spuntato fuori dall'albero, iniziando a camminare verso di lei con un sorriso davvero davvero inquietante e strano. Cecilia dice col senno di poi che quel sorriso no, non era così sinistro. Ma lei di primo impatto si è spaventata e di conseguenza è corsa in casa. Dopo qualche momento aveva sentito dei colpi, delle esplosioni che lei descrive simili a dei petardi. Erano forti
ma lontani. Cecilia sostiene che inizialmente non ci aveva fatto molto caso, ma la mattina dopo c'erano davvero una marea di persone vicino a casa sua e quindi Cecilia ha immediatamente capito che la sera prima ha proprio guardato in faccia l'assassino, scampandola per un pelo, perché se non fosse scappata forse sarebbe toccata anche a lei una tragica fine. Nello stesso momento Detective Chamberlain a Yonkers risponde ad un allarme incendio che proviene proprio dall'appartamento di David Berkowitz al 35 di Pine Street. La chiamata arriva da Craig Glassman, il vice sceriffo vicino di Sam. Vi ricordo che anche a lui Sam ha spedito una lettera dicendogli che lui, Icar e Cassara facevano parte di un gruppo demoniaco. A questo punto Craig Glassman mostra alla polizia anche lui la lettera che ha ricevuto da questo figlio di Sam e, indovinate, la calligrafia combacia con la lettera arrivata ai Cassara. Arriva quindi l'8 agosto. Sono passati 2 giorni e il detective Chamberlain contatta Richard Salsin e gli riferisce sia dell'incendio che delle varie lettere ricevute da Craig Glassman, perché in questo caso si scopre che David ha mandato più lettere a Craig e in una di quelle lettere ha fatto una vera e propria confessione scrivendo: è vero, sono io il colpevole, ma Craig, tutti quei crimini me li ordinavi tu. La task force viene avvertita il 10 agosto del 1977. I detective mettono sotto rigida sorveglianza il palazzo di Pine Street. Alle 7.30 un uomo dai lineamenti fortemente caucasici esce dal palazzo e pare proprio dirigersi verso una Ford Galaxy, ossia la macchina di David. La polizia lo accerchia. Gli puntano contro una pistola e un detective gli urla: David, fermo lì dove sei. L'uomo si gira e chiede: ma siete la polizia? Il detective continua: sì, e non devi muovere le mani. Fermo! Peccato che quell'uomo non sia affatto David, bensì Craig Glassman, ossia il vice sceriffo, il vicino di casa di David. I detective quindi devono aspettare ancora parecchie ore prima di vedere una sagoma uscire da quel palazzo. Sta portando una busta della spesa. È un uomo abbastanza corpulento e anche lui cammina verso la Ford Galaxy. E questa volta la polizia ha davvero davanti il figlio di Sam. I poliziotti quindi lo accerchiano e gli fanno poggiare le mani sul tettino della macchina. David ubbidisce, però ride. Insomma, sembra davvero che ci sia qualcosa che non va in David. Il detective che lo sta per ammanettare gli dice: ora che ti ho preso... David si gira, lo guarda e gli chiede: chi è che ha preso? L'uomo, mentre lo ammanetta, risponde tranquillissimo: lo sai bene, lo sai bene. David continua con la sua commedia dicendo: io non lo so, dimmelo tu, dai. A questo punto il detective si scoccia anche di rispondergli. Si limita a scortarlo verso una macchina della polizia, mentre David lo ammette. Dice: sono Sam. David viene condannato a circa 364 anni di prigione. E dopo circa 10 anni di prigionia succede qualcosa. L'uomo è davvero in un brutto momento. Si sente giù, si sente senza speranza. Poi, di colpo, un altro detenuto si avvicina a lui una sera mentre sta camminando nel cortile della chiesa della prigione. Il detenuto si presenta, si chiama Rick, e dice a David che Gesù Cristo lo ama e vuole perdonarlo. David sostiene che inizialmente non l'ha preso seriamente, però Rick ha continuato ad insistere, diventando quindi amico di David. In pratica David ha iniziato a fare delle passeggiatine nel cortile del carcere con Rick. Col tempo Rick è arrivato a confessargli tutta la sua vita, dicendogli che a Cristo non importava quello che aveva fatto in passato. Gesù, perdona chi si vuole redimere. Rick poi fa un ennesimo passo, ossia dà a David il testamento e David ne legge i salmi. E David dice che da quella notte, ogni notte, ha iniziato a leggerli. Perché, parole sue, in quel momento il Signore cominciò a scaldare il mio cuore. Arriva poi il 9 luglio del 2002 e c'è un'udienza per la concessione della libertà condizionata a David. Ormai l'uomo ha 49 anni e ha deciso di non presenziare all'udienza del mese prima. Quindi un membro della commissione, ossia Irene Platt, gli chiede il motivo. L'uomo risponde testuali parole: mi sentivo pieno di ansia. Ho pensato che era meglio per le famiglie che io non venissi per niente. E dopo essermi guardato dentro, nell'anima, e dopo aver pregato molto, ho deciso di venire davanti a voi a scusarmi. Non cerco la libertà, non sento di meritarla. Così, nonostante la sua buona condotta, le attività che ha intrapreso per aiutare altri carcerati, il suo impegno presso il cappellano, i suoi 2 anni di università completati in carcere, nonostante la redenzione, la riabilitazione, quest'uomo rimane comunque in carcere. Onestamente, ragazzi, io ho trovato questa storia assurda sotto diversi punti di vista. Anche se ai miei occhi David è seriamente malato. E quindi mi sorge una domanda. Nel carcere ha avuto davvero un cambiamento incredibile e quindi mi domando: ma hanno iniziato a dargli delle medicine? Hanno iniziato a curarlo?
perché altrimenti non mi spiego questa cosa. Se qualcuno di voi sa qualcosa, se ha voglia, può farmelo sapere qui sotto nei commenti, perché esattamente quel passaggio lì io non me lo spiego. Peraltro ho scoperto che il buon David possiede un sito internet dove posta ogni giorno i suoi pensieri, i suoi racconti o cose del genere. Io onestamente più indago sui fuori di melone, più mi sembrano uno più pazzerello dell'altro. Detto questo ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video, spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Se avete voglia scrivetemi pure qui sotto nei commenti tutto quello che credete rispetto a questo fuori di melone seriale. Detto questo, noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video, io vi mando un bacione, mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene.